E perché per alcuni il profumo è più persistente e per alcuni meno? Allora, lì entra in gioco anche il pH della pelle. Ci sono pelli che hanno una reazione al profumo rispetto ad altre, quindi ci sono pelli più neutre, pelli più acide o più basiche. In base a questa caratteristica può cambiare la persistenza del profumo. Acqua di Perugia, tu sei partito dall'acquetta Sì. che i perugini somministravano ai papi per arrivare all'acqua di Perugia. Come molti sapranno, l'acquetta era un veleno medievale, era un veleno medievale molto in auge a Perugia, ma non solo, anche a Roma e a Napoli, e era utilizzato in maniera, diciamo così, per disfarsi dei nemici. Anche i papi hanno subito questo veleno. Io da bravo alchimista ho fatto un percorso attraverso l'alchimia e ho trasformato il veleno in profumo. Quindi da pozione letale a rimedio per il benessere. Come? Attraverso l'alchimia, attraverso le quattro fasi dell'alchimia: Nigredo, Albedo, Citrinitas e Rubedo. La collezione è fatta di quattro fragranze per la persona che aiutano questo processo di trasformazione in qualche modo. Quanto è difficile raccontare ad un cliente il valore di un prodotto, di un profumo che è esclusivo per se stesso. È difficile ma anche semplice perché proprio il cliente entra in empatia quando tu lo poni davanti a questo specchio dell'anima, di questi colori, di questo sistema, il cliente si riconosce e automaticamente prende il via, si crea un'alchimia che è proprio un gioco gioioso, ma allo stesso tempo parliamo di introspezione, di spiritualità, di anima, quindi diventa un piacere per il cliente. Tu sei a contatto con tante persone. Quando entrano le persone, le guardi, le senti e riesci a comprendere quello che può essere la loro spiritualità. Quanto ti serve questo per il tuo mestiere? Ma questo serve tantissimo, perché attraverso questa introspezione, attraverso questa capacità in qualche modo di capire quali sono i bisogni, diciamo, del cliente, puoi consigliarlo o semplicemente intrattenerlo.